Ciao ragazzi, oggi vi volevo far vedere come creare una ferrovia. Per molti di voi che hanno insomma, Minecraft, questo non serve, ma per coloro che hanno appena incominciato a giocare è necessario. Allora, apriamo Minecraft. Enter game. Giocatore singolo e creiamo un nuovo mondo. In modalità creativa. Ok. Andiamo in una zona dove non c'è non ci sono tanti alberi, una zona libera. Ecco, qua va benissimo. Allora, prendiamo. Serve innanzitutto della pietra e l'abbiamo già sotto. Liberiamo il nostro inventario e dobbiamo lasciare solo la pietra. Poi prendiamo delle rotaie normali e delle rotaie alimentate. Dopo una torcia di pietra rossa. E un carrellino da miniera. Ah, ho dimenticato di prendere il pulsante. Allora, creiamo una colonna alta quanto volete. Io la faccio di 2. Poi alla sua base mettiamo un binario alimentato. E dopo un binario normale. Sulla colonna mettiamo un pulsante. Premendo il pulsante potete vedere che la rotaia si accende, quindi dà corrente, dà energia. Dopodiché creiamo una serie di rotaie alimentate. Per fare la curva però serve la rotaia normale, quindi mettiamo la rotaia normale e dopodiché continuiamo con le rotaie alimentate. Come potete vedere, una volta che si avvicina a un'altura, la rotaia si alza da sola. Usiamo un'altra rotaia, che è normale, che può fare la curva, e andiamo avanti. Ok, possiamo terminare qui. Metto un'altra rotaia normale, una rotaia alimentata, via cactus. Facciamo un'altra colonna. E mettiamo il pulsante, ok. Adesso no, qua non ci va. Dobbiamo mettere delle tante torce. Più torce mettiamo, più il carrello va veloce. Ne metto una qua e una qua in fondo. Dove ci sono le torce, le rotaie diventano rosse, mentre dove non ci sono torce diventano scure. Noi dobbiamo stare attenti e mettere torce vicino alle rotaie scure, perché queste frenano il nostro carrello. Quindi mettiamo una torcia anche qui e una torcia qua. Poi una torcia qua in curva e alimenta tutte queste qua. E infine ne mettiamo una anche qua. Ok, dopodiché prendiamo il carrello e lo posizioniamo qua. Con tasto destro saliamo sul carrello e sempre tasto destro premiamo il pulsante. Si alimenta la prima rotaia e come vedete il carrello parte. Arriva alla fine. Premiamo un'altra volta il pulsante e il carrello riparte. Con questo metodo potete fare tanti, tanti tipi di ferrovia, potete andare sottoterra, potete andare sulle montagne. E è molto utile anche per trasportare oggetti, per esempio se al posto di questo carrello, no, mettete un carrello da miniera con sopra una fornace, una cassa, mentre state scavando, magari sottoterra, potete facilmente mettere sopra tutti gli oggetti che volete. Per esempio, io metto adesso un altro carrello, un altro carrello. Dopodiché fate partire e arriverà, non lo so, dove avete finito di costruire la vostra ferrovia con sopra ciò che avete messo.
È utile perché almeno potete tenervi l'inventario vuoto e trasportare molti oggetti. Bene, per oggi ho concluso, vi ho mostrato la costruzione di una ferrovia, molto semplice. E nel prossimo episodio vi farò vedere anche una cosa più complessa e molto più lunga. Per ora è tutto da The Good Life Master e alla prossima.